Buongiorno, siamo presso l'Oasi di Ascoli Piceno, il punto vendita appartenente alla catena della magazzini Gabrielli e il negozio in questo momento con la superficie maggiore rispetto al brand Oasi. La magazzini Gabrielli è un'azienda che ha nella multicanalità il suo punto di forza, è un'azienda multiregionale nelle regioni di Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio. La magazzini Gabrielli è un'azienda che ha tre brand. Questi tre brand, queste tre marche insegna sono Oasi Tigre e Tigre Amico. Le tre insegne distribuite nel territorio in cui operiamo rappresentano i tre format con i quali la magazzini Gabrielli presidia i propri territori. Quindi abbiamo il marchio Oasi che fondamentalmente contraddistingue i superstore con una superficie massima di 4.500 metri come quelli in cui ci troviamo, ma in genere arrivano a una media di 2.500 metri. Il marchio Tigre è l'insegna che contraddistingue i supermercati e il marchio Tigre Amico ci contraddistingue le superette, che sono negozi che sono prettamente di prossimità e di piccole dimensioni, generalmente in affiliazione. In totale sono 239 ad oggi, quelli gestiti direttamente sono 50, gli altri in affiliazione. Ci troviamo a Roseto, il 22esimo superstore della magazzini Gabrielli. Questo negozio è stato ricostruito sia con i termini di un risparmio energetico molto approfondito. Questo negozio è un negozio di 2.500 metri quadrati, ha una redditività per metro quadrato che grosso modo è il 30% più alta di quello che è la media nazionale. Ha tra le innovazioni, come ho detto in precedenza, il bistrò, e tutti i reparti freschi sono decisamente molto potenziati, ovviamente facendo un'attenzione particolare alla territorialità. Per noi territorio significa sia attenzione al cliente, significa anche lasciare nell'ambito del territorio delle risorse economiche per lo sviluppo delle aziende locali. Ci troviamo di fronte al Banco Pane. In questo reparto infatti cerchiamo di andare a selezionare i migliori panifici che abbiamo nel nostro territorio, e innovazione da un paio di anni c'è anche la produzione, partendo dalla farina e quindi dalle materie prime, della pizza alla pala alla romana. Siamo in via d'Avalos a Pescara, in uno dei negozi storici della magazzini Gabrielli a marchio Tigre, un supermercato di 1000 metri di superficie con una produttività che è grosso modo l'80% più alta di quello che è la media nazionale. Anche questo contraddistinto da freschi di una qualità molto elevata, con una pescheria soprattutto molto importante, anche perché qui a Pescara abbiamo la piattaforma centrale dove acquisiamo il pesce nazionale. Territorialità che cerchiamo di manifestare in diverso modo, soprattutto nell'ambito dei freschi, ma in maniera particolare andando a selezionare dei fornitori locali e dei prodotti locali con i quali andare a definire un prodotto a marchio chiamato Fatti Buoni. È stato varato per la prima volta a dicembre del 2017 e ad oggi diciamo, abbiamo sullo scaffale 45 referenze, a fine anno arriveranno grosso modo a una 65-70 referenze e contiamo ad arrivare a fine 2019 con un centinaio di referenze. Sono tutti prodotti locali con produttori che sono le eccellenze del nostro territorio. Molto importanti sono altri due reparti dei freschi, quindi la macelleria e l'ortofrutta, che da sempre è un reparto, una pietra miliare della struttura commerciale della magazzini Gabrielli, e la macelleria, dove nonostante la crisi degli ultimi anni ha retto molto bene, soprattutto per la creazione di prodotti a marchio a filiera, dove siamo riusciti ad ottenere
tutte le referenze prodotte in Italia. Per quanto riguarda invece l'evoluzione online della vendita tramite canali internet, stiamo sperimentando già da un paio d'anni click and collect in alcuni negozi proprio qui a Pescara, e a breve dovremmo implementarlo in altre strutture presenti nel Lazio e in altre città.